Sono particolarmente sicuro che esista un complotto contro il sottoscritto. E magari voi direte: Step, sei fissato. Pensi continuamente che tutti ce l'abbiano con te. A volte sì, esagero, ma a volte ci sono delle cose che palesemente accadono, che porca miseria, sono inspiegabili. Comunque, non voglio spoilerarvi niente. Guardate questo video e poi voglio sapere nei commenti cosa diavolo è successo. Mi auguro che non sarà un errore atterrare alle lande letali. Probabilmente lo sarà. Anche se qui a sinistra c'è la zona con la discoteca, che è abbastanza interessante. Ma sì, dai, ma andiamo dove c'è la discoteca. Però concentriamoci, mi raccomando. Vedo qualcosa di viola. È una pistolina schifosa. Vabbè, qualcuno è atterrato direttamente nella chest. Ok, l'ho già ucciso, così non sarà un problema. Cos'è che aveva trovato? Bello questo. No, ma come scarico? Ma che senso ha? E muori, e muori, e dai, ciao bello. Meno male, abbiamo le tolto da tre passi, anche se ho preso un po' di danno. 30 danni dai suoi esplosivi. Perché ho raccolto un fucile che non aveva la ricarica inserita? Non ha senso. Stiamo attenti perché... Oh cazzo, cosa stai facendo, pazzo maniaco? Muori. Vabbè, questo è impazzito. Mi stanno sparando le granate a appiccico... Tua madre, tua madre. Boom, boom, boom. Ciao bello, adios. Bella roba, il medikit ci piace un sacco. Anche le pozioncine dello scudo, va. Prepariamo lo scudo, il medikit per tornare a 100. E poi andiamo verso la zona sicura. 4 kill, l'inizio non è affatto male, anzi, molto promettente. Meno male mi ha lasciato anche dei colpi, altrimenti sarei stato in merda totale. Non c'è nient'altro per me, peccato. Superare la prima parte della partita comunque è più difficile di quello che si crede, eh. Non ci sono chest, davvero? Senza chest andiamo da poche parti. Per adesso mi sa che mi porto con me questi due fucili. A R, devo partire non tra tantissimo in realtà. Oh, lo sapevo! Ci è mancato veramente poco. Speravi che ci morissi, invece sono ancora vivo, sì. Non so perché, ma me lo sentivo che c'era una trappola. Non ho controllato nelle case precedenti, ma in quella lì sì. Comunque, saliamo un po' qua in discoteca, che c'è un bordello di roba di solito. C'è anche la chest sopra, probabilmente. No, niente chest sopra, ma almeno quella alla postazione DJ neanche. C'è il fucile a pompa blu, ce lo faremo andare bene, insomma. Ah, allora c'era una chest, l'avevo visto bene. Vieni, sgancia fuori, pistolina leggendaria. Cavolo, poteva essere un lanciamissili, ma... Mannaggia a te. Ma chi è che è venuto qua dentro e ha spaccato tutto? Non ha senso. È pazzo maniaco. Tutte le munizioni possibili e immaginabili. Non ho trovato un cesso però, ragazzi, è pericoloso non aver trovato un cesso. Vuol dire che non possiamo vincere. A questo punto vi direi che invece di questo ci prendiamo la pistolina, dai. O perché no? Magari direttamente le granate. Con le granate vi ricordo che abbiamo fatto una bella uccisione prima. Ci ha salvato la vita. Tempo di andare via, raga. Via, via, via. Andiamo giù. Questa cosa delle armi senza caricatore non l'ho capita comunque. Sbrighiamoci ad andare verso la zona sicura. Dobbiamo fare un altro po' di kill, Almeno 10, su Step, datti da fare. Qua sopra c'è Borgo Bislacco e a destra abbiamo lande letali. Lande letali completamente esplose e tutte quante lootate. Non hanno lasciato neanche un meteorite, abbuffini maledetti. Queste rocce però danno un casino di ferro, quindi spaccatele se le trovate. Zona sicura, lontana, stranamente, non capita mai vicina. Ci servono ancora un sacco di cose, quindi quella chest dobbiamo prenderla per forza. Caccia fuori il lesso, oh, buona questa. Una bella pozione da 50. Andiamo a 75 scudo, very good. Ce n'è un'altra qua sotto, vabbè, le prendo tutte, 12 persone ancora in vita. Spero di trovare qualcuno, almeno facciamo qualche combattimento. Niente di niente di niente. Oh, sentivo un colpo di fucile a pompa. Quanto era lontano però? Non lo so. Ok, è pericoloso scendere nel cratere, ma almeno prendiamo il jump e facciamo qualche saltello. Ehi là, amico mio. No, 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 no. Scappa, Step, scappa per bene. Via, 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 via. Quando ho detto che volevo saltellare ma non morire, insomma. Avete capito, no? Occhio che ci ammazza. Spero di trovare delle bende qua dentro, sennò è un casino. Ragazzi, il mio omino è esploso. Non so se avete visto, da solo. Ti sei ucciso da solo perché? Perché volevo raccogliere un fucile da cecchino? Questa cosa sinceramente non l'ho lontanamente capita. Proprio zero. Ero molto carico, molto fiducioso nel vincere questa partita. C'erano delle band, c'era il fucile da cecchino. Probabilmente ci saremmo rifocillati, avremmo ucciso tutti quanti. E nulla, il gioco non ha voluto farmi vincere. Niente vittoria reale per il sottoscritto nella stagione numero 4. Porca miseria. Ad ogni modo spero che il video vi sia piaciuto. Aspetto le spiegazioni da parte vostra nei commenti. Commentate, condividete, se ancora fate iscrivervi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Hasta sempre tutto. Buone! Cioè, la voglio rivedere. Che cazzo è successo?